sempre di aspettare Certo. 10 secondi. Appena ci danno il via, partiamo. Io sulla pagina del PD lo vedo. Ok, allora ci siamo. Va bene, possiamo iniziare. Bene, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento di questa serie di incontri che organizziamo come Partito Democratico di Monza e Brianza, distanti ma insieme. Ormai è già diverse settimane che stiamo andando avanti con questi incontri, abbiamo avuto diversi ospiti, dai nostri rappresentanti nelle istituzioni, Roberto, Gigi Ponti, e poi una serie di altri ospiti, Gianmario Fragomeli, Brando Benifei, Patrizia Toia, Vice Ministro Matteo Mauri, il segretario regionale Vinicio Peluffo, e oggi siamo qui con il sottosegretario di Stato all'istruzione Anna Scani, che salutiamo e ringraziamo per la sua disponibilità, e di nuovo con Roberto Rampi, che conosciamo, il nostro senatore, e con Nicola Storri, che è giovane consigliere comunale a Villa Santa e il prossimo segretario provinciale dei Giovani Democratici. Di fatto lo è già, sta già lavorando e operando attivamente, però dico il prossimo segretario perché il coronavirus ha, diciamo, bloccato a metà il congresso dei Giovani Democratici, quindi manca la formalità, la formalizzazione della sua nomina, però è già operativo e ringraziamo. Sarà lui a guidarci in questo Grazie, incontro, grazie a voi, grazie agli ospiti soprattutto. l'incontro di questa sera. A me spetta soltanto il compito di introdurre e portare i saluti da parte della segreteria provinciale e ringraziare nuovamente i nostri ospiti. Come vedete, come ho detto, in questi giorni la nostra attività non è ferma. Sono sicuramente impegnati in prima linea i nostri amministratori locali, i sindaci, gli assessori, i consiglieri provinciali che ringraziamo e salutiamo per il loro impegno. Però siamo attivi anche come Partito Democratico e lo facciamo nelle forme e con gli strumenti che abbiamo a disposizione. E queste dirette Facebook, appunto, sono lo strumento che ci permette di rimanere connessi e di poter approfondire le tematiche che riteniamo più importanti. Oggi, appunto, con Anna Scani, con Roberto Rampi e con Nicolas parliamo di scuola e didattica digitale. Non mi dilungo anche perché sappiamo che Anna Scani poi ha un'altra importante riunione, quindi dovrà lasciarci forse prima della fine di questa diretta, quindi non dico nient'altro e buona serata a tutti quanti. Grazie. Grazie mille. Beh, rinnovo anch'io il saluto ai due ospiti e il ringraziamento per aver partecipato. Intanto vorrei chiedervi come state, com'è fare attività politica durante il periodo del coronavirus e poi come ad Anna Scani, come vanno le prime settimane post-infezione, visto che sappiamo che ahimè ha contratto il virus. Allora, io molto velocemente sto bene. È un po' più complicato di prima e la barba cresce a dismisura, quindi prima o poi dovrò anche inventarmi qualcosa per la barba. Ma a parte questo, insomma, tutto molto complesso, ma per ora bene e credo sia giusto dare più spazio ad Anna perché è nostra gradita ospite e perché ha dovuto affrontare cose un po' più complicate. Grazie Roberto, grazie Nicolas. Io sto bene, in realtà ci ho messo un po' a stare bene, ci ho messo 31 giorni. È stata una lotta, diciamo, bella tosta, però adesso sono tornata al lavoro, sono rientrata praticamente a pieno regime, anche se i medici consigliano di non fare proprio tutto, tutto in fretta, ma insomma i tempi sono tali per cui non si può che lavorare a questi ritmi. Dunque, la prima domanda che pensavamo di farvi come giovanile del Partito Democratico è riguardo a una valutazione generale su questi mesi di didattica digitale. Come secondo voi è andata, sia dal punto di vista prettamente logistico, quindi riguardo l'accessibilità a questi strumenti, sia da un punto di vista educativo e sociale, se si può dare la stessa risposta per tutte le fasce di età, oppure se in base alla scuola frequentata cambia la risposta e la valutazione. Decidi tu chi parla. Ah, può cominciare allora la viceministra. Sì, comincio dicendo che lo sforzo che è stato fatto è stato incredibile. Se qualche mese fa ci avessero detto che la scuola avrebbe reagito così,
nessuno di noi ci avrebbe creduto. Quindi sicuramente gli insegnanti si sono messi in moto con grande forza di volontà e capacità di adattamento, e così gli studenti e le famiglie. Dopodiché noi sappiamo benissimo che la didattica a distanza ha due limiti, il primo superabile, il secondo no. Quello superabile fa riferimento alle dotazioni materiali, e noi per questo abbiamo stanziato dei fondi che sono arrivati alle scuole, che sono diventati device, connettività, per chi non ne ha la disponibilità, o comunque per quelle famiglie numerose che magari non hanno abbastanza device per tutti i figli che devono seguire le lezioni a distanza. Risorse importanti che cercheremo di aumentare anche coi prossimi decreti, che però non risolvono il problema strutturale della didattica a distanza. Cioè, è vero che è stata in grado di mantenere una relazione tra studenti e docenti e tra studenti e studenti. È vero che ha accorciato le distanze che il coronavirus ci ha obbligato a tenere, quindi sicuramente la scuola è stata l'istituzione che ha reagito meglio tra quelle pubbliche, però è altrettanto vero che la didattica a distanza non sostituisce la scuola, perché l'elemento relazionale in presenza è parte integrante dell'educazione propriamente intesa, quindi serve un contatto, un confronto, una presenza veramente fisica per far sì che ci sia la scuola. La scuola non è un distributore di nozioni, altrimenti potremmo farla su Wikipedia o su Google, è molto di più di questo e quindi ha bisogno della presenza. Detto questo, lo sforzo che è stato fatto non va disperso, perché ovviamente tutto quello che si è imparato in queste settimane è qualcosa che ci dobbiamo portare dietro anche nel tempo a venire, tenendo presente però che l'elemento che è mancato è sicuramente la formazione, cioè la preparazione di chi si è trovato ad affrontare questa situazione. Noi nella legge 107 del 2015 avevamo scritto che la formazione sarebbe diventata strutturale, obbligatoria, poi non si è fatto, e io credo invece che sia un diritto dei docenti essere formati per arrivare più pronti in situazioni di questo genere, a cui naturalmente nessuno mai è pronto, e quindi è evidente che più ci si forma meglio è. Dai, Roberto. Credo anch'io, con Anna nella scorsa legislatura abbiamo discusso tante volte dell'importanza di sviluppare di più l'uso degli strumenti tecnologici nella scuola. Non avremmo mai pensato, come dire, di arrivarci con questa violenza, ecco. E quando uso il termine violenza mi rendo anche conto che ci sono differenze, ovviamente, perché ci sono, come nella scuola normalmente, intendiamoci, perché purtroppo noi sappiamo che la scuola innanzitutto la fanno i ragazzi e i loro insegnanti, e quindi laddove tu hai insegnanti in gamba, bravi, che scommettono sulla loro relazione educativa, e ce ne sono tantissimi, stanno facendo cose straordinarie e meravigliose. Laddove questa difficoltà c'è di più, qualche volta anche per cattiva volontà, qualche volta anche per oggettive difficoltà, perché poi gli insegnanti sono a loro volta genitori che magari hanno una situazione familiare complicata a casa, sono a loro volta persone che possono avere situazioni difficili anche date da questa pandemia, quindi insomma ci possono essere tanti motivi, hai maggiori difficoltà, e poi ovviamente ci sono tutte le difficoltà normali dei ragazzi in maggiore difficoltà, scusate la ripetizione della parola, per tante ragioni, per deficit cognitivi, per problemi familiari, per difficoltà sociali, che ovviamente anche queste vengono in alcuni casi accentuate. Abbiamo provato con alcuni interventi anche economici ad andare in questa direzione, sappiamo che dobbiamo fare ancora molto su questo, ci aiuta e ci mette anche in condizioni di ragionare anche sul futuro, e devo dire che anche qui io credo nell'autonomia scolastica, e quindi laddove c'è un dirigente scolastico che fa come può fare fino in fondo il suo pezzo, si relaziona anche con le istituzioni, si relaziona con i comuni. I nostri sindaci sono preoccupatissimi e impegnatissimi su questo. Io ho fatto una riunione ieri con tutti i sindaci centrosinistra di Monza e Brianza, abbiamo ragionato con loro anche sui prossimi mesi, eccetera. Allora, la scuola la fa una comunità, non la fa il singolo istituto, non la fa il singolo insegnante. Se tutti insieme cerchiamo di dare una mano e di migliorare, secondo me risolviamo anche i problemi che ancora ci sono, che non sono pochi. Grazie, grazie, grazie mille. Sulla didattica digitale, Vice Ministro, il Ministero ha per caso dato linee guida nazionali, oppure ogni realtà territoriale si è dovuta
adattare e sviluppare un proprio piano e compiere autonomamente delle, delle scelte da ogni punto di vista, sia prettamente logistico che sulla riduzione dei programmi, sui criteri di valutazioni e la modalità di verifica di competenze e conoscenze. Allora, diciamo, noi all'inizio di questa emergenza abbiamo fatto di tutto per mettere nella condizione le scuole di muoversi in maniera facile, con flessibilità piena, quindi di utilizzare le piattaforme, diciamo quelle più semplici ma anche disponibili gratuitamente. Noi abbiamo creato un'apposita sezione sul sito del Ministero proprio per indicare le piattaforme che avevano dato la disponibilità attraverso una call all'utilizzo gratuito da parte delle scuole, quindi noi semplicemente ci siamo limitati a questo. Insieme a questo abbiamo fatto con l'INDIRE diversi webinar di formazione mirata agli insegnanti per spiegare come si utilizzano quelle piattaforme e come si costruiscono delle lezioni a distanza. Poi però abbiamo lasciato all'autonomia scolastica, come avviene normalmente anche al di fuori della didattica digitale, invece le modalità attraverso le quali realizzare tutto questo, anche perché ingessare in una situazione di emergenza avrebbe significato rendere praticamente impossibile la didattica a distanza, e devo dire che questo tipo di atteggiamento sicuramente ha premiato. Abbiamo fatto una mini guida in particolare rivolta alle scuole del primo ciclo, alla scuola primaria, perché lì, lo diceva bene prima Roberto, parlava delle differenze. Ecco, nella scuola primaria si fa spesso, soprattutto per le prime classi, un po' più di fatica a fare lezione a distanza, perché i bambini magari accendono il microfono insieme, tendono a non stare propriamente concentrati, fanno un pochino più di fatica. E allora lì abbiamo fatto una mini guida per i docenti, che anche quella sul sito del Ministero, per supportarli ed aiutarli anche a capire come fare lezione a distanza e come fare in modo che questa lezione poi serva e funzioni nel mantenere la, la relazione con i bambini. Grazie. E venendo alle domande, forse quelle che si chiedono la maggior parte degli, degli studenti, sia quelli che ci seguono che quelli che non ci seguono, riguardo scadenze contingenti, può già dirci se si è rientrata a scuola e in caso quando, e per gli studenti di quinta come sarà l'esame di maturità, oppure si aspetterà ancora qualche settimana per la decisione definitiva? Allora, so che per chi ci ascolta probabilmente è poco interessante sapere qual è il funzionamento della burocrazia governativa, però non abbiamo chiuso noi dal Ministero dell'Istruzione le scuole e, diciamo, purtroppo non tocca a noi riaprirle, nel senso che se dipendesse soltanto dalla volontà di chi si occupa di istruzione le riapriremmo domani, perché ovviamente il diritto all'istruzione va garantito nella sua completezza, per cui noi vogliamo riaprire le scuole prima possibile. Il tema è che la ragione per cui le scuole sono state chiuse è una ragione di sicurezza e di salute pubblica, quindi un altro diritto che per la prima volta entra in contrasto con quello all'istruzione, e quindi dobbiamo aspettare che sia il Presidente del Consiglio a dare l'ufficialità riguardo la riapertura delle scuole. Noi naturalmente non è che però stiamo aspettando con le mani in mano questa data che cade dal cielo, nel frattempo ci stiamo muovendo per definire il come si riapre, e anche per questo abbiamo coinvolto un comitato di esperti guidato dal professor Bianchi, che è un'eccellenza ma è anche uno che ha fatto l'amministratore pubblico per tanto tempo, quindi diciamo che conosce il pragmatismo insieme alla teoria, e ovviamente coinvolgendo le associazioni dei genitori, coinvolgendo i sindacati, coinvolgendo le associazioni degli studenti e via così. Quindi diciamo che date non ne possiamo dare perché non compete al mio ministero. Quello che possiamo dire è che non appena ci diranno quando, noi siamo pronti per il come, e chiaramente per il momento i fattori di rischio sono ancora molto alti, quindi è difficile parlare di una data ravvicinata. Per quello che riguarda la maturità, non appena anche qui con le comunicazioni del Presidente del Consiglio, che dovrebbero arrivare a giorni, non a settimane, sulla fase 2, cioè sul progressivo riavvio, sapremo se la scuola si riapre o meno entro il 18 maggio, allora sapremo anche se l'esame di maturità è solo orale
oppure scritto e orale. Se non riapriamo le scuole prima del 18 maggio, l'esame di maturità sarà solo orale e io, come ho già detto, sono convinta che non verrà stravolto rispetto a quello a cui i ragazzi si stanno preparando, sarà semplicemente un'occasione nella quale i ragazzi fanno un po' un riepilogo di questi 5 anni, dimostrano anche quello che hanno imparato, quello che hanno maturato, e quindi sarà l'orale della maturità che si aspettavano prima, solo che questa volta lo faranno in condizioni un pochino mutate, e magari ci sarà modo anche per discutere con i loro insegnanti di questa esperienza incredibile alla quale tutti siamo stati sottoposti. Invece, Roberto Rampi, che riflessione si può fare, sia sociale ma anche prettamente politica, sul rapporto fra studenti e tecnologia? Come questo è cambiato e se è legittimo, come in diverse parti d'Italia, anche qui al nord, è accaduto che uno studente sia collegato per 7 o più ore in una sola giornata? Cioè, si può porre un tema, come diverse associazioni studentesche hanno anche fatto, di diritto alla disconnessione, di diritto ad un rapporto sano con la tecnologia in questo periodo comunque difficile per gli studenti? Sì, prende in mente intanto che stiamo anche leggendo tutti i commenti, quindi poi con calma risponderemo anche alle domande, se Anna dovrà allontanarsi perché appunto oggi è una giornata cruciale come tante, come tutte praticamente, del lavoro al Ministero, poi io mi fermerò anche di più e tanto siamo in contatto quotidiano, quindi rispondiamo poi anche a loro, no? Volevo solo dirlo perché magari così lo sanno e possono anche andare avanti a chiedere, e ce ne siamo anche appuntati anche col cartaceo. Ma questo proprio per dire che sicuramente il rapporto con le tecnologie è una grande scommessa. Io sono un inguaribile ottimista, ottimismo però della volontà, cioè ottimismo che prevede delle azioni. Allora, noi sappiamo che i nostri ragazzi sono in un mondo tecnologico, lo sono sempre, lo sono perché hanno spesso anche troppo presto i telefonini, lo sono perché utilizzano i videogiochi che non vanno assolutamente demonizzati. Io realizzai anche un convegno su questo alla Camera dei Deputati, ci sono tantissimi aspetti interessanti e positivi dell'uso ludico della tecnologia, però c'è un tema di tempi, di durate e anche di relazioni con le sostanze del nostro cervello che attivano. Abbiamo fatto un'indagine conoscitiva proprio in Senato sulla relazione tra capacità di concentrazione e uso delle tecnologie, ci sono degli studi interessantissimi di neuropsichiatri. Quindi il tema, come dire, esiste anche prima del coronavirus. È chiaro che nel coronavirus diventa in parte istituzionalizzato, per cui secondo me, per rispondere molto secca, il diritto alla disconnessione c'è, ci deve essere dalla scuola e ci deve essere anche nella vita reale. E addirittura mi verrebbe da dire che in parte c'è un dovere alla disconnessione, perché ci sono le opportunità della connessione e le opportunità dell'essere sconnessi per non diventare sconnessi, perché capite il gioco di lavoro, di parole, qualche volta nel rimanere connessi al mondo ci sconnettiamo da noi stessi e dagli altri. Quindi questa è una bella sfida che la scuola dovrà affrontare in questo anno straordinario che abbiamo davanti, che sarà il 2021, oltre alla coda del 20, ma il 2021 sarà un anno complicato, difficilissimo e straordinario, e tutto quello che avremo imparato ce lo dovremo portare avanti. Dico una cosa sempre per l'ottimismo della volontà: guardate che l'esperienza educativa straordinaria che i nostri ragazzi stanno facendo, affrontando una situazione nuova, inedita, difficile, imparando in corsa dei mezzi, dal punto di vista pedagogico però è una grande potenza. Io penso che questi ragazzi comunque, che si misurano con una difficoltà, hanno qualche cosa che li rende più maturi, e anche per questo la loro maturità credo che dovrà misurare questo fatto, e quindi li dovrà misurare maturi, perché in effetti hanno dovuto fare inevitabilmente un salto di qualità. Chiedo invece ad entrambi, lasciando per un attimo il mondo degli studenti, che risposte hanno dato le istituzioni italiane in a sostegno di chi invece lavora nel mondo della scuola o grazie al mondo della scuola, partendo dalla vice ministra? Allora, le risposte da dare in realtà sono tante, ce le dobbiamo portare nel dopo, nel senso che noi abbiamo visto docenti dare prova
di grande capacità di adattamento, lo dicevo prima, è forse una categoria che è stata troppo spesso bistrattata, adesso viene rivalutata anche da tante famiglie italiane. Noi abbiamo aperto una trattativa importante, in realtà non l'abbiamo aperta, doveva essere aperta e il coronavirus ce l'ha fatta rimandare, ma c'è una trattativa da aprire sul contratto, perché nell'ultima legge di bilancio erano state destinate delle risorse proprio a questo, al rinnovo del contratto dei docenti, peraltro che si sommava al taglio del cuneo fiscale, quindi poteva portare ad un aumento stipendiale anche, insomma, piuttosto importante. Però naturalmente con loro bisognerà discutere di questo e di come questo si interseca con quello che dicevo prima, cioè col diritto ad essere formati. Sicuramente un ruolo l'ha avuto anche aver tenuto duro sul bonus per i docenti, che spesso hanno utilizzato quei fondi per comprarsi le tecnologie con le quali oggi fanno lezione a distanza, quindi spesso è stato contestato, ma oggi torna buono. Abbiamo risolto così? Assolutamente no, perché ci sono tanti docenti che oggi sono precari e che pure in questa circostanza hanno dato grande prova di sé. Io credo che questo lavoro vada riconosciuto, credo anche che la qualità del nostro sistema scolastico dipenda anche dalla stabilità di questi insegnanti, perché cambiare i docenti in continuazione significa abbassare la qualità del nostro sistema scolastico, lo sappiamo, chiunque di noi ci è passato, io racconto sempre che in 5 anni di liceo ho cambiato 4 insegnanti di inglese, che se ho imparato qualche parola di inglese, diciamo, è stata più perché quei 4 insegnanti erano molto volenterosi che perché c'era una vera continuità didattica, e dopo di me in realtà le cose non sono certo migliorate. Noi abbiamo un numero di supplenti enormi e dobbiamo invece tentare di lavorare per la stabilizzazione, naturalmente portando a scuola le persone che hanno non solo il servizio, quindi non solo che hanno dimostrato di poter lavorare nella scuola, ma anche quelle che effettivamente sono in grado di dare il meglio ai nostri studenti. Per cui sono convinta che la maggior parte del lavoro per chi lavora nella scuola vada fatta da adesso in poi nel pensare il post-emergenza, anche perché dell'energia, della capacità, della forza di quei docenti noi avremo un grandissimo bisogno in quell'anno di cui parlava Roberto, nell'anno speciale che si apre, in cui noi faremo scuola comunque in un modo diverso, e quindi avremo bisogno di tante competenze probabilmente nuove, ma di una motivazione eccezionale, di persone motivate a fare un mestiere che è un mestiere difficilissimo già in condizioni di normalità, figuriamoci nelle condizioni in cui siamo e quelle cui ci prepariamo. Grazie. Chiedo anche questa volta ad entrambi, visto che una domanda sul futuro, visto che la vice ministra tra poco ci deve infatti, sto dando più spazio ad Anna per quello. Ok, grazie. Grazie. La domanda che volevamo farvi, che volevamo porvi circa il futuro è questa: quando questa emergenza sarà passata, quindi si presuppone non fra poco, ci sarà da parte del Partito Democratico, da parte degli esponenti che il Partito Democratico ha dentro le istituzioni nazionali, qualche tentativo di cambiare il mondo della scuola, il sistema scolastico nel suo insieme? Quale visione abbiamo come partito del futuro della scuola, del modo in cui si fa scuola e della didattica che si propone ai nostri ragazzi? Allora, io dicevo nelle tante assemblee a cui ero abituata a partecipare prima del coronavirus che questo governo non avrebbe fatto l'ennesima riforma della scuola per lasciare la targhetta col nome di un ministro insieme a tante altre targhette, anche perché le riforme che si sono succedute hanno cambiato piccole cose, ma di fatto hanno lasciato invariata la cosa che funziona di meno, cioè il fatto che il nostro sistema scolastico è ancora di ispirazione gentiliana, cioè viene dritto dal sistema che Gentile aveva pensato allora e dal quale noi fortunatamente abbiamo preso le distanze nel tempo, ma di cui ci portiamo dietro tutta l'eredità, la famosa lezione frontale, l'organizzazione delle classi e della scuola nel suo complesso è ancora
molto molto dipendente da quel modello, nonostante le tante riforme che si sono fatte, molte di queste anche positive. Cos'è che si deve fare quindi? Scrivere una nuova riforma perché è intervenuto il coronavirus? Io non credo. Credo che si debba invece prendere da questa emergenza lo spunto per portare fino in fondo quello che nelle leggi è già previsto ma che non si è mai riuscito a fare nella pratica, cioè cominciare davvero a modificare il come si fa scuola, promuovendo sempre di più dei modelli che già ci sono, perché le cosiddette avanguardie educative in realtà fanno questo, cioè hanno messo in piedi una scuola più interattiva nella quale non c'è più la lezione frontale ma c'è la classe capovolta, oppure le tante esperienze delle scuole senza zaino, altrettanto positive, altrettanto replicabili. Questo è il momento in cui quelle buone pratiche che a legislazione vigente hanno già tutto lo spazio del mondo devono diventare praticabili, proprio adesso che abbiamo bisogno di ripensare i nostri spazi, perché nella classe così come è fatta noi non potremo mettere quel numero di studenti di fronte al loro docente, almeno fino a quando non avremo un vaccino, perché il distanziamento sociale questo non ce lo consentirà. Allora questo è il momento di ripensare quella stessa organizzazione dello spazio e il modo di fare scuola, e io credo che in questo il PD abbia molto da dire, perché nel tempo noi siamo stati quelli che hanno voluto quelle sperimentazioni, le abbiamo fortemente sponsorizzate. Devo dire che Indire ha fatto un grandissimo lavoro in questo senso e ogni anno a Didasca presenta eccellenze della scuola che sono un modello, e secondo me adesso compete al Partito Democratico individuare il modo in cui queste esperienze singolari possano diventare accessibili a tutti. Naturalmente tutto questo ha bisogno di due cose: un investimento sulle infrastrutture strategiche corposo. Stamattina io ho incontrato gli enti locali nella cabina di regia e ci siamo detti questo, cioè ci siamo detti che c'è bisogno di più risorse per le scuole dal punto di vista delle strutture, e poi un investimento che, se posso, è addirittura più importante, sulla formazione degli insegnanti. Io ci insisto moltissimo, perché noi possiamo scrivere le leggi più belle del mondo, possiamo scrivere quello che ci pare, ma poi la scuola cammina sulle gambe degli insegnanti e degli studenti, e fino a che noi non riusciamo a far passare queste idee da lì, tutto quello che noi scriviamo e diciamo resterà lettera morta. Tu, Roberto, che... Sì, non aggiungo molto. Anna lo sa, sono straconvinto che il nodo di quella vicenda, e cioè dell'approccio, dell'impostazione culturale che fa ancora riferimento a Gentile, è il nodo. Ci abbiamo provato in diversi casi. Ho fatto in tempo come studente a impegnarmi nel movimento studentesco su questo tema, e poi ci sono tornato da deputato e siamo ancora qui come senatore. Il tempo passa, perché gli anni per entrare al Senato, si sa, sono almeno 40, quindi vuol dire che sono almeno 20-25 anni che si combatte per questa cosa, per quanto mi riguarda, ma altri molto prima. Però il nodo è intanto assolutamente riconoscere quel tantissimo che nella scuola si muove in questo senso. Io continuo a pensare, l'ho scritto anche in un articolo settimana scorsa, che questa sia un'opportunità, che questo anno che abbiamo davanti, 2021, può essere un anno, deve essere di necessità virtù, un anno straordinario, e quindi può essere un anno anche di sperimentazione di modelli nuovi in termini pedagogici. Cioè noi dobbiamo pensare inevitabilmente che dovremo fare dei piccoli nuclei classe, che il cuore di quei nuclei classe sarà la relazione tra lo studente e l'insegnante, il maestro, il professore, a secondo di quello che è. E io penso, e la dico in una parola, l'abbiamo detto ad alta voce nella scorsa legislatura alla Camera dei Deputati, perché questa è la grande discussione. La scuola deve essere diversa per ogni bambino perché sia una scuola che produce uguaglianza. Cioè una scuola uguale per tutti non produce uguaglianza, perché tutti non sono uguali, tutti sono diversi. Una scuola diversa per ciascuno produce uguaglianza. È una sottigliezza non da poco. Allora noi adesso dobbiamo avere in mente che anche in queste ore, anche in queste settimane, si faccia una scuola diversa per ciascuno, perché ogni bambino ha delle necessità diverse, che a settembre si faccia una scuola diversa per ciascuno, e che questo sia il modello di educazione. E allora il cuore della scuola è quello che quell'insegnante riesce a dare a quel ragazzino per realizzare se stesso. Poi va benissimo che gli insegni e glielo faccia con professionalità il greco, il latino, la matematica, la geografia,
ma io continuo a pensare che quello che ti cambia la vita è l'incontro umano con quella persona straordinaria di insegnante che ognuno di noi ce n'è in mente uno. E ti cambia la vita anche il negativo, qualche volta l'incontro straordinario con quella persona insegnante terribile che ognuno di noi ce n'è in mente uno. Per questo ha molto ragione anche Anna sulla formazione del docente, perché questi docenti bisogna aiutarli, bisogna essere esigenti con loro, come spesso loro sono giustamente esigenti e devono essere esigenti con i ragazzi e con lo Stato, perché devono anche chiedere allo Stato quello di cui hanno bisogno, tante volte non gli arrivano. Per rispondere brevemente a una domanda che ci hanno fatto un po' di volte nei commenti, che in realtà era anche prevista tra quelle che dovevamo porvi. La carta del docente e 18 app possono essere strumenti utili per rispondere a questa emergenza? È previsto, sia in questo periodo che in generale, un loro ampliamento o un loro ampliamento sia in termini di disponibilità economica che di categorie sociali a cui è rivolto? Ci chiedevano per esempio i docenti precari, però so che ad esempio l'onorevole Rampi pensava a una carta per i lavoratori, se non mi ricordo male, quando lessi quella proposta. Riguarda la card del docente, per i precari c'è un dibattito aperto da tempo, interlocuzioni anche col Ministero dell'Economia che si sono fatte nel tempo. Credo che se non è la card del docente, comunque uno strumento vada individuato, a maggior ragione adesso che noi stiamo chiedendo ai docenti di utilizzare le tecnologie per fare lezione, quindi questi diventano strumenti di lavoro veri e propri. Cioè, prima era un incentivo anche alla formazione, non solo all'acquisto di device, anche se molti docenti l'hanno utilizzato per questo, adesso quelli diventano strumenti di lavoro e quindi, come abbiamo immaginato un sostegno per gli studenti, dovremo cercare di capire se il canale è quello oppure possiamo immaginare un altro tipo di carta, magari più ampia, nella quale rientrano diverse tipologie di lavoratori e questo magari lo vedremo. Per quello che riguarda invece 18 app, poi con Roberto l'abbiamo seguita dal giorno zero, 18 app, è una card che ha un'altra funzione, tanto è vero che è universale, non è legata all'ISEE, è una card che ha la funzione di, diciamo, accogliere nella cittadinanza a pieno titolo, perché poi a 18 anni si guadagna il diritto di voto, dando l'accesso alla cultura gratuitamente. E quindi, diciamo, non serve a ripianare un gap rispetto all'acquisto delle tecnologie, ma serve a dire che la cultura è un patrimonio comune, collettivo, e che quindi deve essere fruibile per tutti, a prescindere dalla condizione economica, ma come, diciamo, un fatto di cittadinanza. E proprio per questo noi l'avevamo voluta universale e ci eravamo anche battuti per questo. Quindi diciamo che gli strumenti di sostegno per comprare la tecnologia vanno dati, così come abbiamo fatto con gli 80 milioni del decreto Cura Italia, con gli 80 milioni del PON, altri, e proveremo ad inserirne altri ancora nel decreto economico che arriva, ma sono misure differenti che hanno un significato differente. Sì, io sono straordinariamente d'accordo. Noi abbiamo condiviso i giorni della nascita di 18 app, abbiamo trovato idee e strumenti insieme, Anna, per riuscire a farla partire. L'abbiamo dovuta difendere da diversi nemici. Tra questi nemici ci sono anche quelli che la vogliono usare in maniera positiva. Lo dico serenamente, nel senso che quando tu usi 18 app per comprare libri scolastici, evidentemente metti in luce un'emergenza, un'esigenza che c'è. E quindi bisogna provvedere per fare in modo di dare le risorse per comprare libri scolastici, anche se 18 app non nasce per quello. E quindi in realtà quell'uso è un peccato. Quando usi 18 app o pensi di introdurre la norma di usare 18 app per avere quegli strumenti che ti servirebbero per la didattica a distanza e che oggi non puoi comprarti, anche lì non è lo strumento adeguato, che non vuol dire che non bisogna rispondere a quell'esigenza. Allora, ribadiamolo, 18 app serve perché, la dico così, nel 2000, invece che darti in mano il moschetto, ti do in mano un libro, ti do in mano la cultura, ti do in mano un film, perché è un modello antropologico diverso quello che abbiamo in testa di che cosa vuol dire diventare cittadino.
A un certo punto gli abbiamo detto che non dovevano più andare a militare, e io penso che abbia fatto una grande cosa, qualcuno dice che bisogna tornare indietro, e abbiamo fatto un passo in avanti, oltre a dirgli che non devono andare a militare, cioè ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, e gli diciamo anche che cosa ti diamo. Ti diamo cultura perché sei cittadino, e quindi gli strumenti culturali sono la base della cittadinanza. Per questo l'idea, la mia proposta di legge, è di dire diamolo a tutti i lavoratori, cioè facciamo in modo di ribaltare i costumi culturali di questo paese, perché i costumi culturali di questo paese sono diventati estremamente poveri. Noi siamo scarsi lettori, scarsi frequentatori. Figuratevi adesso quanto è importante questo, quando rischiamo che a fare le spese di questo distanziamento sociale ci sia il nostro impoverimento culturale. Però a fronte di questo è assolutamente vero che noi ai nostri docenti dobbiamo dare gli strumenti per fare anche le lezioni da casa, e magari questo servirà anche per il futuro. Tanti sono in difficoltà anche per quello, magari hanno un computer solo e sono allo stesso tempo docenti che devono insegnare e genitori che devono permettere ai figli di seguire le lezioni, magari i figli ne hanno più di uno, e allora che si fa in questi casi? Quindi questo è un enorme lavoro da fare. Ci stiamo sotto tutti i giorni. Chi poi è al ministero e lo fa, come dire, con un'anche gestione del quotidiano, non solo con le norme, si carica un lavoro maggiore. Io dico solo l'ultima cosa, così magari lasciamo l'ultima domanda ad Anna e poi se deve scappare la lasciamo andare. Abbiamo il decreto scuola al Senato. Il decreto scuola, questa settimana è stata la settimana delle audizioni, abbiamo ascoltato tantissimi suggerimenti interessanti, alcuni venuti anche molto importanti dagli studenti anche dal nostro territorio, chi ci ascolta lo sa benissimo, e ne abbiamo preso buona nota. Quel decreto non può passare senza raccogliere tutti questi suggerimenti e non può non contenere indicazioni precise sul futuro. E quindi la battaglia del PD, in maniera leale, corretta e positiva nei confronti del governo e della maggioranza, però è fare sì che quel decreto rappresenti il primo punto di ascolto e quindi di scrittura collettiva di qual è la visione che abbiamo della scuola per i prossimi mesi. Perché altrimenti risulteremmo strani, cioè quelli che mentre c'è un dibattito in corso in una direzione approvano una cosa che di quel dibattito in corso non tiene conto. Questo secondo me è un tema che dobbiamo assolutamente evitare. L'ultima domanda che le pongo, se naturalmente ha tempo, e ce l'hanno fatta un paio di persone nei commenti, riguarda l'edilizia scolastica, cioè se sono previsti, se avete in mente come MIUR o come governo di intervenire durante il periodo in cui le scuole sono chiuse sull'edilizia scolastica, sia per misure utili poi al distanziamento sociale, al garantire la sicurezza, però anche misure invece generali di miglioramento delle strutture. Sì, come dicevo prima, stamattina abbiamo riunito la cabina di regia con gli enti locali, dove ci sono le regioni, che sono quelle responsabili dei piani della programmazione sull'edilizia scolastica, e poi le province e i comuni, che sono proprietari invece degli edifici. Lì dentro abbiamo parlato sia dei finanziamenti strutturali, noi abbiamo ieri liberato altri 320 milioni che quindi sono stati ripartiti tra le regioni e possono essere spesi, e si sommano ai 510 di inizio anno. Ci eravamo presi l'impegno di farlo nei primi mesi dell'anno e nonostante il coronavirus, insomma, ci siamo riusciti. Quindi gli interventi infrastrutturali strategici vanno avanti. Io ho chiesto anche personalmente alla ministra De Micheli che siano tra le prime attività a riprendere quelle legate ai cantieri dell'edilizia scolastica, perché è molto importante che la messa in sicurezza possa proseguire, a maggior ragione adesso che gli studenti non sono all'interno delle nostre scuole. Poi c'è un altro tipo di intervento da fare, che probabilmente richiederà interventi invece di edilizia leggera, diciamo così, cioè delle strutture magari mobili e temporanee, per le quali noi stiamo chiedendo al Ministero dell'Economia dei finanziamenti speciali, e la cui fattezza dipenderà anche dagli scenari che, grazie al comitato tecnico e grazie, insomma, alle tante proposte che stanno arrivando, noi avremo di fronte. Io chiudo così dicendo che sono una che deve molto alle competenze, rispetta moltissimo le competenze, però per cultura personale non sono di quei politici che scaricano sui tecnici la responsabilità delle decisioni. Questo comitato è prezioso, sicuramente ci aiuterà
a delineare alcuni degli scenari, poi però toccherà alla politica decidere. E per quello che riguarda il tema dell'edilizia scolastica, la politica deve dimostrare di saper decidere bene e in fretta, cosa che non sempre negli ultimi anni c'è riuscito di fare. Io vi devo salutare perché sono già in ritardo, ma ormai è così. Questi giorni si corre tra una chiamata e l'altra. Lo immaginiamo. Grazie tantissimo per questo appuntamento. Avremo modo di lei. E spero anche di rivederci, perché poi prima o poi tutto questo finirà e riusciremo a vederci anche dal vivo e non solo attraverso uno schermo. Era in programma una tua iniziativa, esatto. Da Monza Brianza è iniziata esattamente l'emergenza, esatto. Prima, e quindi ci ha impedito di farla. Appena, diciamo che le prime iniziative che faremo di nuovo in presenza sarai il nostro. Bene, allora ci conto, a presto. Grazie ancora, buona giornata e buona riunione. Ok, ti ho perso. Ok. Eccoci qua. Andiamo ancora una ventina di minuti, magari rispondiamo a qualche domanda che ci fa chi ci segue nei commenti. Ecco, ti chiedono se le istituzioni italiane, il governo e il Parlamento hanno previsto o prevederanno qualche forma di sostegno per quei genitori che dovranno cominciare a lavorare prima del ritorno dei ragazzi a scuola. Certo, sì, riassumo un po' delle domande partendo proprio da questa. Allora, okay, è chiaro che in questo momento noi la preoccupazione di tutti è 4 maggio si riparte, che succede nella scuola? Faccio una premessa che vorrei che venisse presa, diciamo, nella maniera migliore possibile, cioè ovviamente la scuola è innanzitutto lo strumento formativo, quindi non è la soluzione, diciamo, per capire dove piazzare i bimbi quando si va a lavorare. Lo dico perché secondo me un dibattito che parte così parte male, ma non perché non mi rendo conto di quel problema che c'è, ma perché lo prenderemmo dal lato sbagliato. Però quel problema esiste, e allora quel problema va affrontato in tanti modi. Va affrontato sicuramente intervenendo laddove possibile, e lo dico con chiarezza da maschietto, con una divisione dei compiti genitoriali che non può essere tutta a carico solo delle mamme, perché altrimenti torniamo indietro di decenni rispetto a un tema di parità di genere e rispetto a un tema di emancipazione femminile. Però bisogna capire, laddove è possibile, che chi tornerà al lavoro attraverso i congedi, attraverso il lavoro comunque da casa che sarà possibile e consigliabile, attraverso l'organizzazione diversa dei tempi del lavoro, perché non tutti potranno lavorare nello stesso momento e insieme, perché altrimenti non funziona comunque rispetto dal punto di vista sanitario. Quindi le due cose si incrociano, e provare a venire incontro alle esigenze e alle difficoltà delle famiglie. Questo è fondamentale, vale per il mese circa di attività scolastica che era ancora prevista, vale anche per i primi mesi dell'estate, dove c'erano tutta una serie di attività, diciamo, di contorno a quella scolastica primaria. Tanti comuni ci stanno ragionando, io anche stamattina ho parlato con alcuni amministratori locali di questo, e io credo che se noi dividiamo, e lo dico perché, non perché voglio fare divisioni, ma perché se chi è in grado di organizzarsi, ma magari ha bisogno di un supporto economico e legislativo per poterlo fare, perché può organizzare il lavoro in maniera diversa, vuol dire ridurre i numeri di chi invece non ce la fa, e come comunità possiamo aiutare soprattutto chi è più in difficoltà, magari organizzando anche dei servizi dedicati che però possono funzionare se i numeri diventano piccoli, perché altrimenti nell'immediato su numeri grandi nessuno che abbia competenze epidemiologiche ci permetterebbe di far ripartire un meccanismo. E bisogna avere la mente chiaramente a settembre, perché a settembre non può non ripartire la scuola, ma per quell'esigenza pedagogica che dicevo, ma al tempo stesso si può pensare anche da qui ad allora a alcune sperimentazioni. Io credo che in quei luoghi dove i pericoli sono minori, dove i numeri dei contagi sono praticamente inesistenti, è giusto farlo. Qualcuno diceva, so anche chi, e tra l'altro una persona che ringrazio, molto competente, molto in gamba, sentite anche i presidi, sentite anche le realtà delle scuole, fatevi dare indicazioni. Ecco, io penso sempre che utilizzare l'intelligenza collettiva per affrontare questi problemi è meglio di tutto. È stato fatto un comitato, va bene, ma noi dobbiamo raccogliere, dobbiamo farci antenna. Tra l'altro è una delle funzioni di noi parlamentari, no?
cioè non essere portavoci, non è il mio modello, però diciamo essere capaci di produrre rappresentanze, quindi di raccogliere esigenze e suggerimenti, eccetera, e di portarli sui tavoli necessari. Per cui, secondo me, come dire, tutto questo è necessario, si può fare, e bisogna anche avere un po' di fantasia e di creatività. Ad esempio, io sono convinto che in tante realtà si possono utilizzare anche strutture diverse dalle scuole per fare alcune attività che allora diventano più fattibili nell'immediato. Nel frattempo organizzarci per utilizzare le scuole in maniera efficace, magari non solo le scuole, per la riapertura. Per cui capisci che c'è un enorme lavoro aperto. Dico solo due cose ancora rispetto alle domande. È vero che c'è una differenza per quanto riguarda i diversi cicli scolastici, è tutto più complicato per i bambini più piccoli, man mano che si fa crescere con l'età è meno complicato, e che non va dimenticata la didattica per gli adulti. E quindi, ad esempio, dentro la discussione del post 4 maggio, è chiaro che se io vado a riaprire anche dei luoghi di lavoro dove comunque con la tutela, con i vari dispositivi, eccetera, si riesce a garantire che il contagio non si propaghi, allora devo pensare che questo si può fare anche per certi luoghi di formazione, di educazione, che non riguardano i piccoli, dove quindi si può garantire anche quella distanza e quel distanziamento sociale. Per cui, secondo me, questa cosa è assolutamente da fare, compreso il suggerimento sugli spazi aperti, che è l'ultimo che è arrivato. Nelle invece due domande sullo stesso tema, ma una più sul contingente, l'altra più sul generale. Puoi dirci se saranno previste forme di sostegno per chi sostiene la maturità quest'anno ma frequenta un istituto tecnico? Quindi si presume l'anno prossimo dovrà entrare nel mondo del lavoro in un periodo che sappiamo già non essere semplicissimo. Poi ci chiedevano invece una riflessione più generale su una proposta avanzata dal governo Gentiloni riguardo al potenziamento degli istituti tecnici, delle competenze tecniche, se è ancora in programma oppure una proposta caduta. Certo, sì, sulla prima è chiaro che tra l'altro fa parte anche di quelle osservazioni che sono state fatte durante le audizioni di questa settimana al Senato, e io credo che vada previsto, per essere molto chiari, cioè io penso che ci debba essere un pensiero sul fatto che chi finisce quest'anno in questa maniera non particolarmente purtroppo positiva, un ciclo scolastico, e non ne ha un altro da iniziare, deve essere in qualche modo accompagnato nel mondo del lavoro. Noi avevamo lavorato tantissimo sulla alternanza scuola-lavoro esattamente per questo, non come sistema per entrare in un'azienda specifica, ma come strumento per permettere ai ragazzi di capire che cos'è il mondo del lavoro e di arrivarci con una gradualità. È chiaro che questa è una delle cose che è saltata quest'anno, è chiaro che questo è particolarmente grave per chi termina il suo ciclo di studi, e quindi secondo me quella è una proposta, io personalmente me ne farò carico per cercare di introdurla anche già nel decreto, ci proverò. Mentre sono assolutamente convinto che c'è un tema, diciamo, più generale di come noi ci approcciamo, diciamo, alla formazione tecnica, anche qui quando si dice il modello gentiliano non è che si dice una cosa campata per aria, perché il problema è che dentro quel modello chi, diciamo, ha le condizioni intellettuali, di reddito, eccetera, è classe dirigente, va a fare le scuole alte e si accultura e fa la cultura, quella magari slegata completamente dalla realtà, perché questa era l'idea, la banalizzo ma è un tema, e invece la scuola professionale, tecnica, eccetera, è per quelli che non hanno bisogno di cultura, di formazione, serve solo a farli diventare dei bravi e obbedienti, se possibile, lavoratori, perché allora si aveva assolutamente in mente quello, quindi meno strumenti culturali hanno, meglio è. Ora, noi dobbiamo dire che invece la formazione professionale, tecnico-professionale, è una formazione assolutamente alla pari dignità di tutte le altre, che deve avere componenti di cultura, io dico umanistica, forte, perché comunque lì dentro si formano i cittadini, e si formano cittadini che però sono anche specialisti di alcuni mestieri, che sono peraltro fondamentali. Quindi quella tematica è tutta aperta. Però va detta la verità è che purtroppo noi veniamo da un periodo in cui c'era un governo diverso da questo, quel governo ha affossato alcune
dei tentativi che si erano fatti in passato, in parte lo ha fatto anche solo per una questione davvero di ammainare delle bandiere, di colpire dei simboli, perché purtroppo nella discussione politica a volte non si entra nel merito dei confronti, ma si individuano dei simboli, dei nemici da colpire. Noi non dobbiamo ripetere la stessa esperienza e quindi dobbiamo provare con la fatica della politica a riprendere in mano alcuni filoni. Oggi ci siamo trovati in una condizione assolutamente inedita, altrimenti oggi staremmo discutendo dentro la scuola proprio di quelle questioni, stiamo discutendo di qualche cosa di più basilare, ma come ho detto deve essere l'occasione per avere in mente il modello. Sempre naturalmente prendendo le domande da quelle che ci sono state fatte. Ci chiedono, e ti chiedono, a me non chiedono nulla, come è giusto che sia. Ma ho chiesto una cosa anche a te, dopo te la ripeto. Ah, ok, bene, grazie. Se è previsto di fare qualcosa, sono tutte domande su se è previsto di fare, ma è anche giusto così. Si prevede di mettere in campo qualche misura di sostegno per quelle famiglie che devono pagare rette di scuole private o contributi o tributi sulle scuole pubbliche? Sì, guarda, noi stiamo tentando di lavorare su tutto il tema, diciamo, delle diverse forme del sistema nazionale dell'istruzione. Perché ho usato questa espressione? Perché sennò la discussione diventa le paritarie e a volte poi con le paritarie diventa, per capirci, diplomifici, eccetera, tutte queste cose, sempre nel tema delle bandierine. Mentre noi sappiamo che in Italia c'è un sistema pubblico nazionale della formazione che però è fatto di tante componenti. È fatto delle scuole direttamente gestite dallo Stato, ma è fatto anche di altre scuole, che in alcuni casi sono magari scuole di comunità, che sono scuole fatte dai comuni stessi per quanto riguarda magari i nidi o le materne. Ci sono tante realtà differenti e quindi bisogna fare in modo che questo sistema non crolli e che non finisca, tra l'altro, a creare ancora più problemi rispetto ai numeri per un anno straordinario come quello che abbiamo davanti. Per cui sì, noi stiamo lavorando per intervenire a sostegno di chi fa scelte diverse, stiamo lavorando per intervenire a sostegno di quei docenti che insegnano in quelle scuole. È maledettamente complicato perché qualcuno ne fa una battaglia ideologica, io credo che la battaglia ideologica non vada assolutamente fatta. Ho visto anche la domanda sull'Erasmus Online, mi sembra un'ottima idea su cui dobbiamo lavorare. La domanda per te, Nicolas, che era anche una domanda per me, e purtroppo per Anna che ci è sfuggita, era: che idea hai tu della scuola del futuro? E quindi a noi che cosa ne pensiamo della tua idea? Per cui se ti va dopo, quando vuoi, riprendiamola, perché interessa anche a me risponderti. E tra l'altro, come dire, anche come rappresentante di un mondo, perché hai un polso di cosa pensano tanti ragazzi e tante ragazze che ovviamente nella scuola ci sono ancora, perché stanno facendo magari gli istituti superiori o le università, e che hanno di fronte un problema. E io ti anticipo solo su una cosa, perché ne abbiamo discusso l'ultima volta che ci siamo visti dal vivo. Io sono drammaticamente preoccupato di alcuni modelli eccessivamente selettivi nella scuola, di un modello scolastico alla scuola superiore ma anche all'università che mette i ragazzi in una condizione di ansia, di disagio, di, come dire, come se dovessero ogni volta misurarsi con il loro fallimento. Ecco, questo modello di scuola non serve a niente. Un ragazzo non deve avere paura di fallire, non può aver paura di essere espulso dalla scuola. Come dice il mio amico Luigi Berlinguer, qui non c'è un problema di dispersione scolastica, c'è un problema di espulsione scolastica, perché alcuni modelli buttano fuori i più deboli o buttano fuori quelli che non rispondono ai modelli dominanti della società. Quindi questa è la grande sfida che noi abbiamo davanti. Dai, rispondo brevemente, poi spero che gli studenti che ci stanno seguendo non se la prendano se dico qualcosa di forme dalle loro opinioni. Allora, secondo me bisognerebbe cambiare tanto nel sistema scolastico italiano, soprattutto riguardo l'ultimo ciclo che ho chiuso, cioè quello delle superiori. Avete, secondo me, toccato entrambi un punto fondamentale, cioè il fatto che la struttura di base, le fondamenta del nostro sistema scolastico, soprattutto quello superiore, siano ancora quelle dell'epoca fascista, della riforma Gentile.
In particolare condivido molto quello che dici sull'enorme differenza, soprattutto per quanto riguarda le materie umanistiche, fra istituti tecnici e licei. Nel senso che, parlando, chiacchierando con miei amici, anche cari, che hanno frequentato gli istituti tecnici, si capisce come queste materie siano troppo poco affrontate dai professori in primis, cioè considerate troppo poco importanti per la formazione di un ragazzo che frequenta un istituto tecnico, quando molti dei ragazzi che li frequentano vorrebbero invece saperne di più e studiarle in modo approfondito. Poi credo sia necessario cambiare anche un po' le materie insegnate nei licei, nel senso che io trovo abbastanza strano, se non assurdo, che a un liceo classico, a un liceo scientifico, non si insegni nulla di economia, o si faccia un'educazione civica molto molto povera di contenuti, che per quanto nelle intenzioni sia ampia e approfondita, poi si risolve con la lettura veloce di qualche articolo della Costituzione. Credo si debba dare più spazio agli studenti, nel senso che gli organi collegiali ci sono, ma sono troppo spesso poco ascoltati, soprattutto a livello locale, perché per quanto a livello nazionale, il Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta, piuttosto che l'UCN, siano ascoltati e anche auditi in Senato, l'abbiamo visto ieri quando le associazioni studentesche sono state sentite in commissione 7, a livello locale, le consulte provinciali, piuttosto che gli studenti che compongono i comitati studenteschi o i consigli d'istituto nelle singole scuole, siano molto poco ascoltati o considerati. Vengono inviati i documenti per i consigli d'istituto il giorno prima, se non un'ora prima che cominci il consiglio d'istituto. Si approvano cose proposte dagli studenti che poi non vengono applicate. E infine c'è il supporto psicologico e l'enorme competizione a cui in diversi licei i ragazzi sono sottoposti. E non è la competizione sana, perché una competizione sana, una volontà di migliorarsi sempre è anche legittima. Ma quando la competizione diventa fare meglio dell'altro o andare a scuola per il voto, o meglio, per avere un voto migliore dell'altro, allora stiamo sbagliando qualcosa, stiamo sbagliando completamente. Quindi per riassumere, poi appunto vorrei sapere cosa ne pensi, credo siano tre le grandi direttrici. Uniformare i differenti indirizzi, quindi non credere che ci sono materie che qualche indirizzo deve sapere più di altro, al di là di quelle specificatamente relative all'indirizzo, ovviamente. Aggiungere qualche materia essenziale anche agli studi considerati più importanti come i licei, e poi cambiare il modello di competizione e di valutazione che abbiamo, oltre che dare maggiore ascolto agli studenti. Sono straordinariamente d'accordo e la riassumo così, usiamo anche questa occasione, diciamo, a me piace sempre, per non parlare solo, diciamo, in questo caso di un problema drammatico che dobbiamo affrontare della scuola in questo momento, in altri casi magari di quella riforma o di quel provvedimento, ma dobbiamo partire dal modello di scuola. E per partire dal modello di scuola dobbiamo partire dal modello di società. Allora, quando io dico, e lo dico, guarda, con una nettezza che vorrei fosse un modello che è più cooperativo e meno competitivo, è un modello antropologico questo, che riguarda tante cose, riguarda anche una certa lettura dello sport, lo dico con chiarezza, che poi diventa uno dei pensieri dominanti, allora non lo so se visto così fa bene. E allora, se partiamo da lì e diciamo che il tema non è competere, vincere, eccellere, ma è quello di provare a portare ognuno la propria specificità, la propria competenza, la propria capacità. A me ha colpito tantissimi anni fa, me lo ricorderò per sempre, una cosa che mi veniva detto da alcune persone in carrozzina rispetto alla loro disabilità. E giustamente mi hanno fatto notare una cosa, la dico sempre perché è divertente così. E cioè, sai, se tu ti confronti con uno che deve guidare un tornado e che deve avere certe caratteristiche fisiche per poterlo guidare, se no non lo può guidare, tu sei disabile. Ed è vero. Perché l'abilità o la disabilità non è assoluta, è riferita a un modello. Tu hai in mente dove bisogna arrivare, dici questi ci arrivano, gli altri no. Se invece noi sanciamo che siamo tutti diversi e che ognuno di noi deve poter realizzarsi per il meglio che è in grado di fare, allora già cambia tutto il concetto, compreso quello di disabilità, figuriamoci quello di competizione. Sulla partecipazione degli studenti, secondo me è l'arma vincente. A me è rimasto qua una cosa, che quando nella famosa 107, che poi ha preso
diciamo, una discussione anche lì non particolarmente approfondita, a un certo punto purtroppo si è tolto, siccome si contavano le deleghe per numero e si diceva ci sono troppe deleghe al governo per cui bisogna toglierne qualcuna, e io dico, boh, non lo so se il tema è tante o troppe deleghe al governo, discutiamo di quali, di come le realizziamo, si è tolta la delega sulla riforma dei decreti delegati. E dicendo poi la faremo in legge ordinaria, e ovviamente in legge ordinaria non si è mai neanche iniziato a farla. Decreti delegati che pochi hanno letto, che io ho letto da studente, e purtroppo davvero pochi hanno letto, sono figli di un tempo, e rischiano oggi di non rispondere alle esigenze del nostro tempo, di diventare pura forma. Per cui va bene che ci siano gli insegnanti, i genitori, gli studenti negli organismi di rappresentanza, però dopo in realtà, vabbè, tanto loro non sono dentro tutti i giorni nel mondo della scuola, parlo dei genitori, tanto i ragazzi non hanno tutti gli strumenti e ogni anno cambiano, e quindi poi le decisioni serie ce le facciamo da un'altra parte. Una rappresentanza di questo tipo non serve a niente. Invece gli studenti sono quel motore in continuo movimento dentro la scuola che continuano a cambiarla, quindi sono un'occasione fortissima, perché tu rimani e hai voglia però di cogliere il cambiamento che i ragazzi portano. E i ragazzi sono un continuo cambiamento. E alcune cose che un rappresentante di istituto può fare non servono a lui e ai ragazzi che sono in classe adesso con lui, servono a 2-3 classi successive. Allora, in questo caso diventa davvero importante il loro ruolo. Per cui, questo secondo me è l'obiettivo che ci dobbiamo dare. Questa è una visione, che è una visione del mondo, è una visione dell'uomo, e quindi è una visione anche della scuola e di che scuola serve. Per cadere su cose, diciamo, più concrete, ma che c'entrano con questo, ho letto e avevo capito la domanda di Luca Alissoni, di Luca o di... No, aspetta, ho sbagliato, credo. No, quella di Luca te l'ho già fatta, quindi... Sì, sì. No, sugli istituti, sugli istituti che in riferimento erano gli istituti tecnici superiori, quindi post-diploma. Ah, ok. Allora... Quindi sì, intendevo anche quello rispetto alla qualificazione prima. Così come sono molto d'accordo con lo stimolo che ci fa Domenico, perché quando diciamo, ho detto della commissione d'inchiesta, eccetera, quando diciamo che noi dovremmo mettere la testa sul come gli strumenti informatici, i social, i computer, i telefonini, la presenza del telefonino incide sulla vita dei ragazzi e quindi incide anche su alcune trasformazioni di natura psicologica, insieme anche ai ragazzi, vuol dire anche, per esempio, rendere la scuola un luogo dove si può educare all'uso di questi strumenti e quindi anche all'acquisto, ha ragione lui, e quindi individuare gli strumenti migliori insieme, secondo me è una grande sfida interessante che purtroppo questa vicenda, di cui avremmo fatto volentieri a meno, però ci ha forzatamente costretto ad affrontarla con più urgenza, perché altrimenti rimaneva un po' lì campata per aria nell'interesse di alcuni e nel disinteresse di molti. Vediamo se facciamo tempo a rispondere ad un'ultima domanda, visto che abbiamo raggiunto l'ora. Vediamo magari quelle che hanno fatto all'inizio, che abbiamo un po' saltato. Più qualcosa ho tentato di recuperare nella sintesi complessiva, poi ci sono tante domande, devo dire, di alcune persone che conosco molto bene, perché tra i tanti che ci seguono c'è praticamente tutto il gruppo di questo importante circolo tematico sulla scuola che è nato. Nel PD metropolitano milanese, dedicato a Don Milani, e non è una scelta casuale, perché se dobbiamo avere in mente un modello di scuola abbiamo in mente quello, e tutti loro comunque sono collegati, siamo in chat, abbiamo modo di far avere materiale ad Anna. La prossima sarà la settimana della scrittura e del deposito degli emendamenti al decreto, e quindi invito tutti davvero a contribuire, a darmi una mano, ad individuare cose che possiamo provare ad inserire nel decreto, non sarà banale farlo, e poi vedremo nella settimana dopo anche di approvarlo e quindi di far uscire questo decreto, che è la prima occasione. Nel frattempo stiamo già lavorando per il decreto di aprile, e c'è una domanda specifica sui concorsi. Al momento sui concorsi si va avanti, è chiaro che bisognerà capire nel dettaglio e nelle forme attuative, e ci stiamo lavorando, il come, perché il come non è per niente semplice in un contesto come quello che abbiamo. Hai individuato altro? No, ne avevo letto una prima che però mi è sfuggita. E non è semplice organizzarsi. Però tanto siamo in continuo contatto, quindi abbiamo
tanti modi di sentirci, di scriverci. Io poi di solito vado anche a rileggere le domande dopo la diretta, quindi a qualcuno posso provare a rispondere anche sotto se lo ritrova. Va bene, allora direi che possiamo far tornare Vincenzo per i saluti finali. Vabbè, ringrazio chiaramente Roberto Rampi per essere stato con noi, ringrazio i Giovani Democratici che mi hanno aiutato a scrivere queste domande, perché naturalmente non sono tutte mie, hanno fatto soprattutto i ragazzi più giovani che vanno ancora alle scuole superiori un ottimo lavoro, e ringrazio anche Anna Scagna che si è dovuta giustamente andare via prima, visti i giorni. Io ringrazio voi e devo dirti questo fatto di aver costruito comunque un momento collettivo in cui si riesce a tenere una relazione, un contatto con i ragazzi, è fondamentale. Abbiamo bisogno di queste cose, abbiamo bisogno di strutture che organizzino le persone, perché dobbiamo lasciare un po' perdere l'individualismo che ha dominato in questi anni, dobbiamo provare a ricostruire un po' di cultura del mondo, per cui lavoriamoci. Ecco Vincenzo. Eccoci. Bene, io sono molto contento dell'incontro di questa sera, perché è stato davvero molto interessante, quindi anche da parte mia grazie a Anna Scani, che appunto ci ha dovuto lasciare prima, e grazie a Roberto e grazie anche a Nicolas, perché è stato molto interessante anche la tua risposta. Chiudiamo con due comunicazioni importanti. Allora, la prima, che domani prosegue questa serie di incontri. Domani abbiamo come ospiti Gigi Ponti e Antonio Girelli, due consiglieri regionali, quindi anche domani parleremo ovviamente di altro, però sarà altrettanto interessante. E poi l'altro avviso, ovviamente, sabato è il 25 aprile. E quindi mi raccomando, si festeggia, la festa è importante anche quest'anno, anche se sarà particolare, esatto, modalità un po' diverse, però ricordiamo a tutti quanti il flash mob alle ore 15, tutti sui balconi e alle finestre a cantare Bella Ciao, e poi seguite la pagina del PD Monzebrianza e le pagine del PD dei circoli, perché molti circoli hanno organizzato diverse iniziative, quindi è importante anche seguire quello che ci viene proposto dai circoli. Bene, grazie ancora e a presto. Buona serata a tutti. Grazie anche a voi. Buona serata a tutti. Ciao.